Un aspetto fondamentale prima di ogni atto riabilitativo è una valutazione funzionale del paziente, che si basa su una raccolta dati, ovvero anamnesi, e sull'esame obiettivo. Nella anamnesi andremo a indagare sulla tua storia clinica, se ci sono stati degli eventi traumatici che possono avere innescato la tua problematica, se ci sono delle comorbidità oppure delle problematiche ereditarie. Durante l'esame obiettivo andrò a focalizzarmi sugli aspetti legati alla tua problematica, con una visione però sempre globale. Andrò a valutare la tua postura, i parametri biodinamici del movimento e lo stato dei tuoi tessuti. Dopo la raccolta di tutti questi dati e avendo focalizzato la reale causa della tua problematica, allora qui potrai iniziare il tuo percorso riabilitativo, con molte probabilità di successo, almeno questo si spera. A presto.